Martedì 6 ottobre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Nel 2015 gli incidenti stradali a Milano sono in diminuzione, circa il 10% in meno del 2014, di cui quelli con feriti sono stati il 25% in meno. Questi alcuni dati del bilancio dell'attività della polizia locale che il comandante Tullio Mastrangelo ha fornito durante le celebrazioni dei 155 anni della nascita del corpo. Un altro dato molto importante sono i morti sulle strade, che sono passati da 73 del 2008 ai 33 di quest'anno. E sempre ieri mattina, durante le celebrazioni del corpo dei vigili urbani, sono stati resi noti altri dati sull'operato della polizia locale. Dallo scorso ottobre ad oggi i vigili hanno rilasciato quasi 3 milioni e mezzo di multe per infrazioni al codice della strada, un dato in rialzo rispetto agli anni precedenti. E poi altri dati molto importanti, come i 330 parcheggiatori abusivi denunciati, i 1850 automobilisti che passeranno guai per aver parcheggiato nel posto riservato ai disabili e il 90% dei 162 pirati della strada scappati dopo l'incidente che sono stati individuati e denunciati. E ora passiamo a parlare di politica e delle prossime elezioni del sindaco di Milano. Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato di essere pronto per le elezioni comunali di Milano del 2016, ribadendo ancora una volta di tirarsi fuori dalla corsa a sindaco, ma di avere già in mente il nome del possibile candidato. Quanto alla posizione di Roberto Maroni, che auspicava un'alleanza con Alfano, Salvini ha sottolineato come in materia di alleanza la decisione spetti solo al segretario della Lega, dichiarando che in ogni caso non sarà mai possibile alcun avvicinamento con NCD. Infine la cultura, sono terminati i lavori di restauro della storica palazzina di Via Morone 1, residenza dello scrittore Alessandro Manzoni e della sua famiglia. In occasione della riapertura al pubblico, domani la casa del Manzoni sarà visibile gratuitamente dalle 18 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 21.45. La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 19 alla presenza del sindaco Giuliano Pisapia e sarà corredata da brevi spettacoli con letture di brani di Alessandro Manzoni. Il tutto coordinato e realizzato dai giovani dell'Associazione Culturale D'Amatra. E con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!